25 luglio 1593. Enrico di Borbone abiura la fede calvinista. Convertendosi al cattolicesimo nella cattedrale di Saint-Denis a Parigi, riportò la pace in Francia e ristabilì il prestigio della monarchia. L'evento passerà alla storia anche per quel «Parigi val bene una messa», pronunciato nel febbraio successivo, quando sarà incoronato re dei francesi a Chartres con il nome di Enrico IV. Nel periodo di maggior diffusione della riforma protestante in Europa, i calvinisti francesi furono chiamati ugonotti dalla parola tedesca e genosse, che significa confederati. Enrico di Borbone era stato educato alla nuova fede dalla madre, ma era un principe di sangue reale, perché il re Francesco I era suo zio. Dopo 40 anni di guerre, il regno di Francia ritrovava la pace. Enrico IV voleva ricreare nel paese una forte coesione per rafforzare la monarchia all'interno e all'esterno, garantendo una posizione di predominio in Europa. Per fare questo era necessario che le due fazioni religiose si ritrovassero entrambe unite nell'obbedienza alla monarchia e in un sentimento di comunità nazionale. L'editto di Nantes, firmato dal re nel 1598, avrebbe messo fine a tutte le guerre civili e religiose. Agli ugonotti era concesso praticare liberamente il proprio culto ovunque, tranne che a Parigi, e a chiunque venivano riconosciuti i medesimi diritti dei cattolici. Pugnalato a morte da un seguace del legittimo tirannicidio, Enrico IV morì a 57 anni, il 14 maggio 1610.